caratteristica. Altro discorso di Bauman, ma ancora di 20 anni fa, vivo ancora se vi interessa, no? Cioè la tendenza a formare degli sciami provvisori che riescono difficilmente a diventare istituzione, a costruire forme stabili sostanzialmente. E questo vale non solo sul piano della politica, no? Ma vale anche, come credo sia noto, anche sul piano produttivo. Il rapporto, per esempio, operaio-fabbrica con la crisi del fordismo, col post-fordismo, viene meno nella sostanza. Cioè, capisco che sono problemi enormi, però è su questo terreno che comprendiamo chi, con chi abbiamo a che fare, ma anche chi siamo noi, perché anche noi partecipiamo di questo processo. Non sono solo gli studenti, come crediamo, noi stessi sostanzialmente. E pensate poi a una cosa su cui ha scritto proprio recentemente un libretto molto interessante, proprio di Plumbano, che si intitola Gli usi postmoderni del sesso, sostanzialmente. Cosa è successo praticamente? Beh, è successo che si è profondamente modificato il tradizionale rapporto sesso eros e amore praticamente. Cioè, banalmente lo do intuitivamente, casomai se qualcuno non lo capisce poi glielo spiego, no, l'erotismo è diventato autonomo praticamente. Cioè, per dirla con Kierkegaard, vale solo, grosso modo insomma, no? Vale solo l'oggi, tendenzialmente. Se voi avete, soprattutto per le superiori, bambini più piccoli, è un po' più difficile magari alle elementari, anche se questo modello influisce anche, direi quasi dalla culla. No, se voi avete presente i ragazzi dalle medie in su, ma anche negli ultimi anni delle medie, vedete che questo è uno degli elementi cardine per comprendere chi avete davanti e cosa significa e qual è il problema dell'educazione. Non sto facendo un discorso di tipo moralistico sostanzialmente, è un discorso, bisogna conoscere sostanzialmente la realtà. Cosa vuol dire questa roba qua? Sul piano anche di certi comportamenti. Vuol dire per esempio che vengono meno le relazioni comunitarie, no? Non ci sono più, non sono i partiti, non esistono più i partiti comunitari, come era il Partito Socialista, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, ma viene meno, non l'hanno ancora capito i politici, viene meno quello che è l'appartenenza alla comunità. Alla comunità si sostituisce il gruppo, che esisteva anche prima, ma che è altra cosa, no? Il gruppo che ha anche componenti violente e autoritarie, no? Nell'ottica sostanzialmente dello sciame. E quindi si perdono le relazioni comuni, l'idea di comunità, di appartenere a una comunità sostanzialmente. E poi viene meno quello che si chiamano identità forti, no? Cosa vuol dire identità forti? Vuol dire praticamente che nell'ottica del consumatore, no? Nell'ottica, pensate, non per profitto, se è il sottotitolo del libretto della NUSPA, nell'ottica del consumatore noi indossiamo la nostra identità come un vestito che può essere dismesso appena non è più di moda. No, certo, nel profondo le cose sono diverse, però nella consapevolezza, se vi guardate intorno, ma anche noi stessi un po' meno, perché siamo, io poi appartengo a altri secoli nella sostanza, ma se ci guardiamo intorno è questa la questione, no? Quindi è la perdita dell'idea di comunità e la perdita di un'idea di identità che è profonda, che ripeto vuol dire la perdita di un'idea di responsabilità sostanzialmente. Questo è il quadro
anche qui non di nuovo un giudizio morale, ma una lettura di tipo realistico, insomma, credo, con tutte le controtendenze, con tutti i paradigmi interpretativi del mondo, no? E della realtà, i paradigmi sono approssimativi, no? Ricchi di contraddizioni, di resistenze, di controtendenze. Se non pensassi che fosse possibile controtendenze o altra cosa, beh, non sarei venuto nemmeno qui a parlare nella sostanza. Quindi c'è, e dico, e la domanda che si pone qui, se e come è possibile ricomporre Babele, perché di questo si tratta, se è possibile e se è bene, e come si fa, e se si può fare qualcosa, e se vale la pena di fare qualcosa per ricomporre Babele, no? E all'interno di Babele, no? Di questo quadro di Babele che dobbiamo ragionare praticamente. Credo che la prima cosa, e questo è uno dei nuclei del discorso della Nussbaum, in quel libretto lì non per profitto c'è un po' di pasticceto, perché è un libretto scritto un po' in fretta, che presuppone appunto libri più consistenti e più seri anche nella sostanza, meglio da questo punto la Boella, che è tra l'altro una ragazzotta che per l'università che potremmo far venire praticamente. Cioè c'è la necessità di affrontare il problema dell'educazione sentimentale, o meglio dell'educazione del sentire praticamente. Cioè Nussbaum direbbe dell'emozione, cioè del modo in cui, del nostro modo di, non di guardare, ma di vedere le cose. C'è una differenza tra il guardare e il vedere. La maggior parte di noi, per molte parti della nostra vita, è anche una necessità, guardiamo, ma non vediamo sostanzialmente le cose. E spesso, per esempio, nel caso degli studenti, no? Ma anche noi, siamo chiusi in una logica, come si potrebbe dire, di stati d'animo. Cos'è lo stato d'animo? Lo stato d'animo non è un vedere, lo stato d'animo è una forma di sentimentalismo egocentrico, in cui mettiamo noi davanti, in cui sogniamo, per dirla con Proust. Cioè non vediamo l'altro, no? Cioè il non vedere l'altro è un ostacolo a un rapporto intersoggettivo vero. Questo è quando dicevo prima che la fine del rapporto di comunità, beh, la fine del rapporto di comunità nasce da una logica sostanzialmente narcisistica. È significativo che i nuovi psicanalisti americani, io non li amo molto i psicanalisti, però c'è una nuova, si pongono al centro non tanto il problema di Edipo, per capirci, ma il problema del narcisismo. Perché il problema del narcisismo, dal bambino, direi dalla culla, addirittura dalla pancia della madre, fino alla morte, si può dire, perché rimaniamo un po' bambini tutti nella sostanza, cioè è il problema della crisi del rapporto con l'altro, no? Perché è uno dei temi, credo, della scuola, tra le altre, oltre che dell'educazione in generale, insomma, no? Non è quello di fare. Certamente ci sono i problemi di un duro insegnamento tecnico, non è la svalutazione della tecnica, però la tecnica all'interno di un'educazione al rapporto con l'altro e con se stessi. Non è retorica, è chi io ho dei nipoti, oltre che ho avuto dei figli, ma di solito si capisce di più sui nipoti che rispetto ai figli. Questi problemi li vedi materialmente,
nei processi, penso che ci sono delle maestre, no? Che hanno i bambini più piccoli, vedono che già nel bambino più piccolo questi problemi sono enormi, e vedono già che nel bambino più piccolo la logica dei consumi sostanzialmente, la logica il carattere indifeso della loro vita eccetera.